Le attività umane hanno un impatto diretto anche sull'uomo, a partire dalla salute. È il campo di studi di due gruppi di ricerca dell'Università di Roma III. Quando si parla di traffico e inquinamento, si pensa immediatamente alla salute dei nostri polmoni. Ma i danni possono essere anche altri. Nel laboratorio di colture cellulari dell'Università di Roma III ci si concentra su neuroni e astrociti. Ci stiamo occupando degli effetti che ci sono direttamente sul cervello. Questo perché negli ultimi anni è emerso che possono essere inalate le particelle che derivano dal traffico cittadino, direttamente arrivano al cervello attraverso il bulbo olfattivo, e quindi noi stiamo studiando gli effetti su questo sistema. In particolare è stato visto un aumento dell'incidenza di Alzheimer. E questo perché si pensa sia dovuto alla presenza di queste nanoparticelle che derivano dal traffico, in particolare nanoparticelle di magnetite, cioè di ossido di ferro, che sono state trovate nel tessuto cerebrale di diversi pazienti. L'obiettivo è capire i meccanismi cellulari e molecolari alla base della degenerazione. Può significare trovare dei marcatori che possono essere precoci per diagnosticare la malattia in tempi più rapidi, oppure può essere anche molto importante ai fini di una terapia. In questo laboratorio di fisiologia si studiano invece gli interferenti endocrini prodotti dall'uomo, sostanze derivate dalle materie plastiche o presenti nei prodotti per la cura della persona, come il bisfenolo A. Ci occupiamo di composti che interferiscono con gli recettori degli estrogeni e degli androgeni, quindi degli ormoni sessuali, e quindi che interferiscono innanzitutto sul sistema riproduttivo, ma anche su altri processi. Sono composti molto subdoli, nel senso che agiscono a concentrazioni bassissime, certe volte non sono rilevabili. E l'esposizione delle madri in gravidanza a questi composti non provoca nulla nelle madri, ma provoca delle alterazioni nei feti. Studiare questi composti è importante perché ad oggi non si conosce molto, e ce ne sono invece tantissimi, noi siamo esposti continuamente a queste sostanze, quindi riuscire a capire e a prevenire l'effetto di queste sostanze sarebbe la cosa migliore. Proprio per questo si lavora un sistema per valutare l'esposizione agli interferenti endocrini con una semplice analisi del sangue. In collaborazione con l'INAIL abbiamo trovato un meccanismo comune a tutti questi composti. E studiando questo meccanismo stiamo sviluppando un test per valutare l'esposizione a questi composti, perché ad oggi non esistono test che valutano l'esposizione ai composti, e quindi non sappiamo chi è esposto, chi non è esposto e quali possono essere gli effetti.